Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve. Mentre tutti fanno finta di niente ragazzi, mentre tutti fanno finta che la cosa succede en passant e l'Inter passa da Zhang a Okotri in quanto società esecutata, c'è qualcuno ragazzi che ricorda un piccolo particolare, un piccolissimo particolare che è fondamentale per l'iscrizione al campionato, cioè la continuità aziendale. Costui è la Fondazione Identità Bianconera, che già lo scorso 5 aprile aveva con un esposto messo in dubbio la continuità aziendale dell'Inter negli ultimi anni, e fa lo stesso adesso dopo la lettera di Zhang, fa lo stesso e pone di nuovo questo quesito alle istituzioni. Ne parliamo insieme in questo video. Ma prima di tutto ragazzi vi chiedo un like a questo contenuto, l'iscrizione al canale perché è gratis, se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al canale perché è fondamentale ragazzi in questo periodo essere in tanti per far sentire lontano la voce delle nostre proteste. Più siamo, più facciamo rumore, più siamo, più contiamo, quindi iscrivetevi gratuitamente al mio canale, come vi chiedo di azionare l'abbonamento per la Fondazione Identità Bianconera. Costa pochissimo ragazzi ed è davvero qualcosa di molto molto importante. Stanno facendo tantissimo per i colori della Juventus e meritano il nostro appoggio. Sono un team legale, un team di professionisti che merita assolutamente l'appoggio di noi juventini, perché stanno facendo per la Juventus ciò che la società si rifiuta di fare da anni. Oltretutto ragazzi vi chiedo se è possibile di azionare la campanella delle notifiche in modo da rimanere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che andrò a produrre su questo canale prossimamente. Come vi ho detto ragazzi, dopo aver avvocato diciamo le istituzioni del calcio tramite un esposto che nelle scorse settimane, cioè lo scorso 5 aprile, ha praticamente coinvolto la FIGC, la Covisoc, un sacco di procure, la Fondazione Identità Bianconera si chiedeva e chiedeva risposte e nomi alle istituzioni circa la continuità aziendale dell'Inter, vista la situazione economica precaria, vista la situazione economica che sembrava precipitare. Naturalmente, alla luce dei fatti, alla luce degli eventi, alla luce della lettera di Zhang agli interisti, che suona come un'autodenuncia ragazzi, perché qua suona come un'autodenuncia, cioè praticamente questo qui chiede l'elemosina in diretta ad Okotri dicendo di non poter pagare un prestito, quindi di non poter onorare un prestito alla sua scadenza, dando la colpa ad Okotri. Perché? Perché Okotri non ha voluto trovare soluzioni amichevoli quando i contratti gli davano pienamente ragione. E Steven Zhang, ragazzi, praticamente autodenuncia l'Inter e questa situazione che per tanti giornali, in particolare come abbiamo visto nel video di stamattina per la Gazzetta, sembra una cosa che va en passant, non va così per la Fondazione Identità Bianconera, che chiede nomi al collegio sindacale della società predetta. Quindi chiede nomi, chiede spiegazioni. Naturalmente per conoscenza manda questo stesso esposto, lo manda alla Procura Federale, lo manda alla FIGC, lo manda alla Covisoc, in modo di che possano valutare la situazione. Sappiamo già ragazzi che queste istituzioni farlocche e gestite da personaggi di dubbia moralità avranno poco da fare, poco da dire. E ragazzi, vi dico la verità, ormai ho perso le speranze. Oggi, 21 maggio, dopo quello che sta succedendo e dopo i titoli della Gazzetta, le vergogne che si vedono continuamente in televisione, sui social, per le radio, ragazzi, praticamente sembra che l'Inter abbia fatto una cosa buona. C'è da fare gli applausi a Zhang, che è insolvente per 300 milioni di euro con la China Construction Bank, per la quale è stato esecutato, ed è insolvente nei confronti di Okotri per 370 milioni di euro, per la quale ha perso la quota di maggioranza dell'Inter, che viene pignorata appunto da Okotri. Ma naturalmente per i giornali italiani sembra che vada tutto bene, c'è quasi da fare un applauso a Zhang,
E quindi, ragazzi, io sinceramente ho perso la speranza che ci possa essere giustizia, che ci possa essere equanimità, che ci possa essere un trattamento paritario, praticamente, ragazzi, di eguaglianza sostanziale, non solo formale, come nelle chiacchiere che ci forniscono dalla mattina alla sera. Identità bianconera, ragazzi, è uno spiraglio, è qualcosa da sostenere, è qualcosa da attivare. Io stesso l'ho attivata mesi fa e sono orgoglioso di far parte di questa associazione. Però, ragazzi, davvero è molto molto complicato che l'Inter possa realmente pagare, perché gli agganci politici, la vergogna. Ragazzi, per ultima la notizia che hanno assunto la figlia del ministro dell'economia Giorgetti, cioè quindi la signorina Marta Giorgetti, ex stagista della FIGC, poi assunta a tempo determinato, licenziatasi e adesso pronta a rivestire un ruolo nella beneamata. Ragazzi, voi ditemi come io possa pensare che ci sia equanimità nel calcio, come io possa pensare che ci sia giustizia nel calcio, come io possa pensare, dopo le vergognose parole di Gazzetta dello Sport, che quasi beatifica Zang, ragazzi, Gazzetta dello Sport beatifica Zang. Qualche anno fa, quando il Milan fu, perché poi mi dite che io sono juventino, allora vi parlo del Milan, ok? Perché magari, sai, da parte terza, quando il Milan fu esecutato da Elliot per la mancanza di pagamento di Yong Gong Lee, la Gazzetta dello Sport pubblica Milan a fondo per diciamo indicare che il Milan veniva proprietà di un fondo, quale il fondo Elliot, tra l'altro un fondo di gran lunga più ricco, e potete andare a controllare, ragazzi, del fondo Octri. Milan a fondo. Ieri invece su tutti i giornali Inter a stelle strisce, Zhang rimpiando e ringraziando dei tifosi, il presidente che ha riportato l'Inter tra le stelle. Ragazzi, voi ditemi se questa non è propaganda, voi ditemi se ciò che hanno fatto le istituzioni con la Covisoc, che praticamente è un'istituzione farlocca da quello che si è capito, farlocca, che vuole essere sostituita ma che non verrà sostituita perché Gravina si è messo di traverso, Malagò si è messo di traverso, e perché tramite l'autonomia reclamano la possibilità di fare il gran cazzo che gli pare nel calcio, e che quindi questa Marotta League deve continuare. Quindi voi ditemi come io possa pensare che l'esposto di Identità Bianconera, che, ragazzi, attenzione, non voglio minimizzare, io esalto la fondazione Identità Bianconera per il lavoro che sta facendo, un lavoro certosino che doveva essere fatto dalla società Juventus, invece viene fatto da un pool di avvocati esterni, tifosi della Juventus, uniti dalla passione per questi fantastici colori. Ragazzi, stanno facendo un lavoro fantastico, non solo riconosciuto da noi, ma riconosciuto anche dai tifosi delle altre squadre, nei confronti di una squadra che sta facendo il bello e il cattivo tempo, la vergogna a livello politico, a livello arbitrale, a livello economico, la vergogna in tutto e per tutto nel mondo del calcio. Però, ragazzi, la realtà dei fatti è sempre la stessa. Quale possibilità c'è che Identità Bianconera riesca ad ottenere giustizia? Io non lo so, ragazzi, perché non ho informazioni di prima mano, ma se vado ad interpellare i miei nomi, secondo me le possibilità sono radenti lo zero. Ecco, questo è quello che penso io. Io vi chiedo intanto però, ragazzi, la massima condivisione di questo video, perché bisogna continuare a combattere in questo momento, bisogna continuare a crederci. Sono un po' scoraggiato, ma voi dovete crederci, voi dovete condividere questo video, voi dovete cercare di far sapere a tutti le cose come stanno in tutto e per tutto. Inoltre, commentate, perché i vostri commenti sono fondamentali per il sottoscritto, fondamentali. Anche, per esempio, ragazzi, questa iniziativa della Fondazione Identità Bianconera mi perviene tramite la segnalazione di uno di voi nei commenti, la segnalazione di un follower. Quindi voi siete fondamentali anche per la crescita di questo canale. Continuate a commentare, continuate ad iscrivervi, vi ringrazio, perché in questo periodo siete tantissimi che avete deciso di accordarmi il vostro sostegno, avete deciso di accompagnare la nostra protesta.
Io non posso fare altro, ragazzi, che ringraziarvi se fino a questo punto del video siete stati qui con me e fino alla fine, contro tutto e tutti, sempre comunque. Forza Juventus, e nel dubbio, Inter merda, che non guasta mai.